Ma quelli proprio rosso. Oddio. Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi il tema è il glow. È da un po' di tempo che ho in mente questo look super abbronzato, luminoso, perfetto per l'estate sostanzialmente. E ho alcune novità economiche da provare insieme a voi che secondo me combaciano perfettamente con la mia idea. Per esempio, oggi metteremo a confronto il Nymph di Huda Beauty, che è un illuminante per il corpo che è uscito l'anno scorso, con la versione di Revolution, che è il Molten Body Glow, che sostanzialmente è il dupe di questo. Sono due colorazioni diverse, ma dopo vi spiego bene il motivo del mio acquisto e li paragoniamo, vediamo se sono la stessa cosa o se c'è qualche differenza in particolare. Quindi direi di non perdere tempo e di cominciare. Ok, cominciamo con il primer. Oggi ne andiamo a utilizzare due in due aree diverse del viso. Andiamo a utilizzare questo qui di Smashbox, che è il Pore Minimizing nella zona T. Lo vado ad utilizzare per andare a minimizzare i pori. E questo qui che è il L'Oreal Glow Cherie, che è un primer illuminante nelle parti più alte del viso. Questo qui lo uso tantissimo d'estate perché trovo che dia quel glow super naturale, però allo stesso tempo molto bello, non troppo evidente, ma comunque si vede. Vedete che effetto stupendo che fa? Perché è luminoso, ma non è neanche così tanto intenso. Quindi questo ho anche usato da solo senza niente sotto, senza niente sopra, quindi magari neanche senza il fondotinta, dà questo effetto super luminoso, ma allo stesso tempo molto naturale. Bellissimo. Abbiamo il primer, adesso passiamo al fondotinta. Vado ad utilizzare questo qui di Shiseido, che è il Synchro Skin Self Refreshing Foundation nella colorazione Alder 230 con SPF di 30 e senza oli. La cosa interessante di questo fondotinta qui è che in teoria si sincronizza con la vostra pelle e fa in modo di sembrare sempre come se fosse appena applicato. E è molto bello perché è super sottile, ha una coprenza direi che arriva a essere media, non è luminoso, però dà questo effetto sano alla pelle, veramente uno dei miei fondotinta preferiti, soprattutto in questo periodo. Vedete comunque ha una coprenza media, quindi comunque riuscite a vedere attraverso la pelle andando leggermente a coprire quello che volete coprire, però ha questo finish leggermente luminoso. Bellissimo, mi sta piacendo veramente tanto, è quello che sto usando più spesso ultimamente. Come correttore andiamo a utilizzarne uno di Wycon, che è il Daydreamer Concealer nella colorazione numero 2 Light Beige. Questo qui è veramente ultra sottile, leggerissimo e voglio usarne un pochino solo per andare a coprire un po' le occhiaie e fare l'highlighting al centro del viso. Ora andiamo ad applicare una delle novità secondo me più interessanti di questo video, che in realtà io ho già provato per tutta la settimana e sono sconvolta. E sono i Star System di Neve Cosmetics, sono dei bronzer in stick. Sono pazzeschi. Io ve lo sto dicendo, sono veramente pazzeschi. Ci sono tanti prodotti di Neve che mi piacciono, ma questi sono i miei nuovi preferiti, ve lo giuro. Inizio con la colorazione Savannah. Per chi mi segue su Instagram sa che Savannah mi ha rubato il cuore subito quando ho visto gli swatches, volevo provare Savannah immediatamente. Ma devo dire che anche Sculptress è una colorazione pazzesca per fare il contour. Come vi dicevo, sono dei bronzer in stick, vedete, sono fatti così, velocissimi da utilizzare e sono belli cremosi. Se avete anche i blush in stick di Neve, sapete un po' come funziona il prodotto, però questi qui nuovi, i bronzer, rispetto ai blush, sono molto più cremosi, molto più bagnati, quindi facilissimi da sfumare. Savannah è una colorazione stupenda, quindi vado ad applicare prima di tutto Savannah sulle guance. Tra l'altro dagli swatches sembrano molto molto scuri, e invece quando li applicate poi sul viso sono fantastici. Anche Sculptress, che sembra scurissimo, in realtà è super modulabile. Guardatevi questo colore, beccatevelo. Per adesso io ho provato soltanto questi due qui, però ce n'è un altro che si chiama Magician, che è sempre bronzer ma luminoso, però Savannah per me è il colore perfetto. E ora vedete, sembra molto evidente, ma quando poi vado a sfumarlo è assurdo. Vado a pressarlo all'interno della pelle con la spugnetta di Morphe.
Vedete? Si scioglie all'interno della pelle, si fonde con la pelle. È veramente pazzesco. E ora vado ad utilizzare ancora un po' di Savanna, anche se dal vivo va già abbastanza bene, ma in fotocamera non si vede proprio, cioè non si vede così tanto, quindi vado a calcarlo ancora un pochino sulle guance. E appunto, una delle cose interessanti è proprio il fatto che sono dei prodotti modulabili, quindi se volete un effetto molto leggero potete fare una passata sola, se volete andare a intensificarli potete farlo tranquillamente. E sono anche velocissimi da usare. Vado ad utilizzare anche Sculptress, ma questa volta per andare a fare il contour. E Sculptress in particolare sembra una colorazione molto scura, ma in realtà anche questa è veramente super modulabile, facilissima da utilizzare e quando andate a sfumarla in realtà non è così evidente, anzi, sono bellissimi, veramente stupendi. Tra l'altro, probabilmente lo sapete già, io ho un codice sconto con Neve Cosmetics che è JuliaMap10 che vi dà il 10% di sconto su tutto il sito e in teoria questi qui dovrebbero essere in promo e penso che anche quando questo video sarà online dovrebbero essere ancora in promo. Comunque qui sotto nell'info box come sempre vi lascio il link a ogni singolo prodotto così li trovate più in fretta. Vi dicevo che appunto ho questo codice sconto che vi scala il 10% dal totale dell'ordine ed è un codice affiliato, quindi decidete voi se utilizzarlo oppure no. Anche se non volete utilizzarlo, e ovviamente non c'è problema, ma vi assicuro che dovete per forza provare questi prodotti perché quest'estate io vivrò con questi cosi in mano. Ve lo sto dicendo, preparatevi a un milione di video sempre con questi qui. Allora, come vi dicevo, questo qui è un look pensato per essere luminoso, però io ho la pelle messa, quindi preferisco andare a utilizzare un po' di cipria per mantenere la base più bella, più a lungo. Vado a usare un pochino della Laura Mercier, pochissima, e la utilizzo principalmente nella zona T. Questo è quel momento in cui la situazione si fa veramente rischiosa, perché abbiamo due bronzer da provare. In realtà questo qui l'ho preso perché ne avevo già un altro di un'altra colorazione e ho preso una colorazione diversa perché mi piace veramente da morire. E invece abbiamo questo qui che è della nuova collezione di Makeup Revolution, che è lo Splendor Ultra Matte Bronzer nella colorazione Light. Il mio problema con la colorazione Light è che è molto molto fredda. Questo non va bene perché col mio tono di pelle io non posso utilizzare colorazioni fredde perché mi fanno viola. Quindi, siccome comunque in questo video voglio provare delle novità, voi ricordatemi così, con questo colorito fantastico. Nel caso in cui dovesse andare male, ricordatemi così. Questo qui fa parte della nuova collezione Glow di Revolution insieme all'illuminante liquido che vi ho fatto vedere, che è il dupe della Nymph di Huda Beauty. Sappiate che sul sito di Makeup Revolution c'è anche l'alternativa sempre dupe di quello di Fenty, il Body Lava. Io non l'ho preso perché onestamente a me gli oli con tanti glitter all'interno non piacciono. Non so perché non mi piacciono, quindi non ho preso né quello di Fenty né quello di Revolution, però sappiate che se vi può interessare, ovviamente prima vediamo com'è quello, però nel caso dovesse essere bello, in caso c'è anche la copia di Fenty. Però direi che lo vado a provare su questo lato, così in caso posso nasconderlo. Che ansia. Ti prego non farmi viola, ti prego non farmi viola, ti prego non farmi viola. Allora, super ultra pigmentatissimo. Assurdo. Questo è light ed è troppo scuro, quindi sappiate che questo è scurissimo. Tenete presente che ne ho preso pochissimo ed è comunque super scuro, tant'è che lo applico con quello e lo sfumo con un altro perché ho paura veramente. Dal pack sembrava molto freddo, invece vedete, dai, si può far funzionare, però veramente così. Via l'eccesso, via l'eccesso, via l'eccesso. È veramente ultra pigmentato. Beh, pensavo molto peggio. Se avete la pelle più chiara della mia, stateci lontane. E se avete la pelle come la mia, veramente io ne ho usato
pochissimo, eh. Come blush vado ad applicare questo qui di Mesauda, che è un blush luminoso della collezione Blush & Glow, ed è nella colorazione Gingerly, il mio preferito di tutta la linea. Vado ad applicarne un po' con il Morphe E3. Attenzione perché questi blush sono ultra pigmentati, quindi dovete usarne veramente poco. Tra l'altro ultimamente sono molto in fissa con questi blush luminosi, cosa che, per esempio, l'anno scorso non avrei mai cercato. Mai, proprio non era il prodotto per me, ma neanche i bronzer in luminosi non facevano per me affatto. E invece quest'anno non so perché, ma ho questa fissa. A proposito di glow, adesso andiamo a utilizzare la Luminize di Catrice. E ci sono all'interno queste tre colorazioni qui. In realtà questo qui sarebbe un blush luminoso, però non si adatta molto bene al colore che ho già utilizzato, quindi direi di andare a usare l'illuminante, e sono questi due qui. Però mi sa che vado con questo qua, che è quello più scuro, che è quello centrale. Continuo a sporcarmi le mani e a cercare la stessa salvietta, e continuo a mettere la stessa salvietta in giro e poi non la trovo e non capisco cosa stia succedendo. Dove sei? Oh, dove sei? Vado a pressarlo all'interno della pelle con la spugnetta, sempre quella di Morphe, ma sto usando il lato più pulito. Poi, se voglio un effetto particolarmente luminoso, vado a mettere un po' di illuminante anche sul mento, perché non mi metti a fuoco, dai amica. E poi un pochino qui sulla fronte. Ovviamente se avete la pelle grassa o mista come la mia, questa non è una buona idea. Però se ne utilizzate pochissimo e lo andate a prestare bene, cioè se avete la pelle grassa secondo me no, ma se avete la pelle mista, se ne usate poco poco, dà un effetto sano senza esagerare. Adesso passiamo alle sopracciglia e andiamo ad utilizzare il Flicky Brows di Miriam Dilichica in collaborazione con Cosmeify nella colorazione numero 7 Brunette. Tenete presente che quando lo aprite lo scovolino tira su tantissimo prodotto, quindi dovete un po' eliminare l'eccesso. Che questo qui l'ho già provato e devo dire che mi è piaciuto, anche perché a differenza di altri brow gel che ho provato in passato, colorati soprattutto, questo qui ho notato che tiene veramente le sopracciglia a posto, fissate tutto il giorno. Starà comodo, soprattutto se avete delle sopracciglia già piene, già con una forma bella. Questo è un prodotto fantastico, super pigmentato ma non va in giro. È molto preciso da applicare e poi, come vi dicevo, una volta asciutto sentite proprio che le sopracciglia sono fisse, che non è che si spostano in giro, capite? Il mio unico problema è che ovviamente le mie sopracciglia sono molto diverse una dall'altra e non hanno una bella forma se non vado a sistemarle, quindi ora le sistemo un attimo con la Precisely di Benefit e vado solo ad aggiungere, per esempio, qui all'interno dove mi mancano i peli e a sistemare la forma sotto, e arrivo. Ok, eccomi qui. Ora andiamo a fare una cosa velocissima sugli occhi. Andiamo a utilizzare la palette di Catrice, che è la Slim Eyeshadow Palette. Assolutamente stupenda, soprattutto per un look come quello che voglio fare oggi. È perfetta. Comincio con Gravity, questo colore qui, come colore di transizione, con un Morphe M441. Poi vado a prendere Heart, che è questo caramello stupendo, con un Morphe M522, lo vado ad applicare nella piega e nell'angolo esterno dell'occhio. Pigmentato di brutto, ammazza! Vado a sfumare il marroncino più scuro con un Morphe M507. Allora, questi qui sono alcuni swatches della palettina, perché sto cercando un colore abbastanza dorato, ma vado a usare questo qui, che è Spark, questo, e lo uso con un MAC 242 bagnato di Fix Plus, dall'angolo interno dell'occhio fino a tre quarti della palpebra mobile. Raga, ma lo vedete? Cioè, questa qui è la palettina di Catrice, eh? Cosa costerà? 10 euro? Non lo faccio. Riprendo il Morphe M507 con Heart
e lo applico nell'angolo esterno dell'occhio, andandolo a sfumare con l'oro brillantinato. Uso Gravity, questo qui, che abbiamo usato come colore di transizione nella rima inferiore, anche perché voglio tenerla un pochino più leggera rispetto alla parte sopra, alla palpebra superiore. Ah, e poi, secondo me, se volete renderlo un pochino più da sera, come look un po' più glam, diciamo, potete utilizzare Eclipse nell'angolo esterno dell'occhio per andare a intensificarlo e utilizzare Heart anche nella rima inferiore per renderla un po' più smoky. Io voglio tenerlo molto più per la giornata, diciamo, perché devo tenerlo su, visto che oggi in teoria devo uscire. Molto bella questa palette comunque, prima volta che la provavo, ho provato sempre della stessa linea, la Next Gen, credo. Mi era piaciuta tanto, però l'avevo utilizzata insieme a un'altra, mentre questa qui non l'avevo, quindi non l'avevo utilizzata da sola. Però devo dire che è molto molto bella. Non penso di mettermi le ciglia finte oggi, quindi vado a caricare un po' con il mascara. Uso il Size Up di Sephora, che ormai è quasi finito. Devo ricomprarlo. Però mascara preferito di sempre. Ok, ci siamo. Ora passiamo all'ultima cosa che manca, che sono le labbra, e poi vediamo gli illuminanti per il corpo, che non vedo l'ora di provare. Sulle labbra vado ad usare Bold Meeting di Huda Beauty. E poi vado a mettere sopra un gloss, questo qui è di Mesauda. Ed è un Extreme Gloss nella colorazione Shameless numero 402. Strabello. Perché è luminoso, ma non ha all'interno nessun glitter, non è fastidioso, è bello, non è troppo denso, non appiccica, è molto idratante, veramente molto belli. In generale con il look direi che ci siamo, mi sembra che abbiamo usato tutto, a parte il setting spray, quindi vado a fare un giro di setting spray di Morphe, che è il Continuous Setting Mist, il mio preferito di sempre. Super rinfrescante, tra l'altro. Ok, intanto che si asciuga il setting spray, andiamo a parlare del prodotto che secondo me in questo momento è il più interessante fra tutti quelli che abbiamo provato, che appunto è di Revolution ed è il Molten Body Glow Face and Body Liquid Illuminator. Io ho preso la colorazione più scura delle tre, letteralmente sono tre, ce n'è una molto chiara, una leggermente rosata e c'è questa qui. E ho il Nymph di Huda Beauty nella colorazione Luna, che è la stessa identica cosa di questo qui, solo che questo è uscito l'anno scorso e questo è uscito questo mese. Ovviamente i prezzi sono completamente diversi, ve li metto sullo schermo per un piccolissimo e velocissimo paragone. E mi chiederete: ma perché Giulia ne hai uno così tanto chiaro e hai preso questo qui molto scuro? Per il semplice fatto che mi sembrava totalmente inutile averne due della stessa identica colorazione e quello rosato non mi ispirava neanche un po'. Quindi ho pensato, posso usare questo in questo periodo in cui sono abbastanza bianca, e questo qui quando sono più abbronzata per dare quell'effetto glow. Io amo questo genere di prodotto perché dà quel glow anche al corpo, che soprattutto d'estate, secondo me più di sera che di giorno, dà quell'effetto sexy, pelle sana, luminosa. Per esempio sulle gambe, una sera in cui mettete la gonna per dire, cioè, fa un effetto stupendo. Per quanto riguarda questo qui di Huda, c'era il pennello, ma io non l'avevo acquistato perché costava un sacco. E Revolution ha fatto il dupe anche del pennello per il corpo, e ovviamente io l'ho preso subito. Prima impressione di questo pennello super morbido, la forma è esattamente come quella di Huda, preciso. Ora ve li faccio vedere a paragone, uno da un lato e uno dall'altro. Lo so che sembrerà un po' strana perché sarò metà molto chiara e metà un po' più abbronzata, però almeno vediamo la formulazione e vediamo anche se hanno lo stesso effetto sul corpo, quindi se entrambi non hanno glitter o hanno i glitter o uno è più luminoso dell'altro. Siccome, come vi dicevo, non ho anche il pennello di Huda, ho pensato che potrei utilizzare prima quello chiaro con il pennello, poi pulire bene il pennello e andare dall'altra parte con quello più scuro, in modo da dargli lo stesso genere di applicazione. Vado a shakerare un pochino questo qui di Huda, una goccia direi, così, qui, genio, e lo applichiamo direi su questo lato di qua. Complicarmi la vita più di così è impossibile. Allora, intanto posso dirvi già che l'applicazione col pennello piuttosto che con le mani è 18 milioni di volte migliore. È difficilissimo con la sinistra. Vedete, non è tipo, oh mio Dio, hai dei glitter ovunque, è proprio effetto luminoso, sano, bellissimo.
Ah, e non fateci caso, la mia pelle diventa rossa con qualsiasi cosa, cioè basta che faccio così e divento rossa, vedete? Ma tra poco se ne va. Ecco, il mio problema con questi prodotti è che mi risulta molto difficile fermarmi. A parte il rossore, però vedete l'effetto che fa. Spero proprio di ricordarmi di far combaciare i due lati prima di uscire. Vi immaginate? Me ne esco tranquilla, da una parte super chiara, dall'altra super abbronzata. Informazione, quello di Huda Beauty profuma di cocco. Ora pulisco il pennello il più possibile, così passiamo all'altro lato. Ovviamente sono due colorazioni diverse, quindi quello più scuro mi permetterà di ottenere un effetto più abbronzato e soprattutto quando avrò effettivamente l'abbronzatura combacerà un po' meglio. Vado a prendere quello di Revolution. Ok. Tra l'altro questo qui di Revolution credo abbia una profumazione tipo all'ananas, comunque qualcosa di molto tropicale, veramente buono, mi piace tanto. Allora, intanto che lo applico vi posso dire che secondo me, così a prima impressione, quello di Huda si sfuma un po' meglio rispetto a questo qui. Cioè questo si asciuga più in fretta rispetto a quello di Huda, quindi va tirato in fretta, perché sennò lascia un po' di macchie. Ok, vedete questo? Vabbè, in questo momento sembra che io abbia un'infezione sul corpo. Dopo andrò a pulirlo, ovviamente. Oddio, non riesco a capire. Cioè, non capisco se... no, è il prodotto essere così. Sì, è il prodotto che è rossiccio. Ammazza, pensavo di avere veramente tipo una reazione allergica orribile. Mi è venuto un attimo di panico. Vedete qua che è rossissimo? Perché qui, ok, cioè... Non è così rosso. Oddio, sto avendo tipo una reazione. No, dai. Mi sembra strano. Vabbè, adesso l'ho strofinato, ok. Però vedete che qui è color abbronzato. Ma qui è proprio rosso. Oddio. No, secondo me magari ho strofinato troppo forte. Perché la mia pelle è così, cioè se strofino troppo forte divento viola. Lasciamolo così, vediamo se diventa un po' meno intenso. E speriamo. Comunque, posso dire una cosa. Questo lato, a parte questa roba orribile, non guardiamola per un... Cioè, mi sto preoccupando, però questo colore qui è molto più bello rispetto a questo qui. Cioè, questo qui è quello che combacia. Però qui sembro tipo... Ciao, sto tornando adesso dalle Maldive. Però tipo, se uno vuole anche adesso un effetto un po' abbronzato, se lo spalma bene sul corpo, magari con una t-shirt a maniche corte. Quindi, fondo che combacia con questo, sotto sei bianca cadaverica, però hai le braccia abbronzate. A me sembra un ottimo piano. Comunque, al di là dei miei piani diabolici per sembrare abbronzata, anche se non lo sono, questi qui sono i due colori. Messi a paragone, ovviamente sono molto diversi l'uno dall'altro. Devo dire che, come vi dicevo, quello di Huda si stende molto più uniformemente e molto più in fretta. Quindi questo è sicuramente un pro. Dall'altra parte i prezzi sono completamente diversi l'uno dall'altro. Questo qui di Revolution non appiccica. Questo qui di Huda non appiccica. Si trasferiscono? Sembra di no. Tamponiamo. No, prendiamo un altro punto bianco, andiamo su Huda. A parte che Huda l'ho già provato un sacco di volte, so che non si trasferisce. Gli effetti a me sembrano molto molto simili tra di loro. Di nuovo, con quello di Revolution, beh, quello di Revolution sono sincera, ho dovuto utilizzarne di più perché ovviamente dovevo renderlo più uniforme, anche perché non combacia col mio incarnato al momento, quindi ho dovuto calcare un po' più la mano. Devo dire che l'effetto mi piace tanto. Cioè, sono entrambi molto simili. Quello di Huda forse è un po' più leggero, a dirvela tutta. Vi faccio una ripresa con il telefono con il flash, così potete vedere da vicinissimo. In realtà guardandoli col flash sono molto simili, forse quello di Revolution ha un pochino più di perle luminose rispetto a quello di Huda, però apprezzo sinceramente, non è una cosa che a me personalmente dispiacerebbe. Qui guardate, mi sono grattata, così Non penso sia reazione allergica perché altrimenti avrei il braccio viola in questo momento, ma vi tengo aggiornati, ovviamente, si sa mai. Niente, questo qui era il nostro look super luminoso, super semplice, estivo, con
con le novità economiche. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere assolutamente cosa pensate sia delle novità economiche che abbiamo provato insieme, sia appunto di questo prodotto di Revolution. Nulla, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando non dimenticate di lasciare un like di supporto che mi fa sempre piacere e di iscrivervi ovviamente se vi siete divertiti in questo video, se vi è piaciuto e se volete provare altre novità insieme a me in futuro. Vi ringrazio tantissimo per la compagnia che mi avete fatto oggi e spero tantissimo di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!